Ammettiamolo, siamo in molti a non essercene accorti. Esiste un fenomeno che negli anni è sempre più presente e che ha a che fare con l'eccessiva disinvoltura con la quale utilizziamo i social media, tipo Facebook e Instagram soprattutto. Si tratta di un termine utilizzato per descrivere l'eccessivo uso dei social media da parte dei genitori che condividono in maniera esagerata contenuti tipo fatti, fotografie, video dei propri figli. Questo termine si chiama sharenting. Gli americani sono stati molto più bravi di noi nel cogliere questi fenomeni della società e gli hanno dato questa etichetta che è l'unione tra share, condividere, e parenting, che è l'essere genitori. Ah, insomma, i figli hanno sempre rappresentato per la psicoanalisi un prolungamento del narcisismo dei genitori, ma noi affronteremo l'argomento più dal punto di vista informatico che sociologico e psicologico, fornendo una serie di consigli all'uso dei social in modo attento e consapevole. Parliamone con il dottor Gianluigi Bonanomi. Benvenuto, Gianluigi. Leandro, è sempre un piacere, saluto tutti gli ascoltatori di Rete 55. Dopo la laurea con tesi sulle relazioni online, hai lavorato per una dozzina d'anni nel settore dell'editoria informatica, importante come giornalista professionista. Hai scritto alcuni saggi e manuali su internet, computer, smartphone e social media, soprattutto Facebook e LinkedIn, per diversi editori e sei direttore della collana Fai da Tech di L'Edizione. Ecco, è l'ultimo libro, l'ultima tua opera è proprio questa, che guarda caso è tema dell'argomento di oggi. Attualmente ti occupi di formazione aziendale sulla comunicazione digitale, anche per la Business School del Sole 24 Ore e della Digital Academy di Fatweb, tra le altre. Sono contento di essere qui, soprattutto perché ho la possibilità di parlare di un tema che veramente mi sta a cuore, che, anche perché da 7, quasi 8 anni sono anch'io genitore. Ma questo trend da parte dei genitori è un po' più rivolto ai neopapà e alle neomamme, secondo te? Allora, diciamo che il fenomeno è esploso ovviamente con la massiccia diffusione degli smartphone, dei social network, tant'è che c'era già una indagine del 2012 che diceva che il 98% dei genitori, soprattutto le neomamme, che avevano un profilo social, condivideva anche informazioni, immagini, video e altro dei propri bambini. La cosa è andata sicuramente crescendo, peggiorando, se vogliamo dire, perché sostanzialmente c'è questa eccessiva foga del voler essere online a tutti i costi. Ma perché poi lo fanno questi genitori? Perché pubblicano le foto dei propri figli? Allora, ci sono diversi studi da questo punto di vista, andiamo terra a terra a dire quelli che sono i due o tre motivi che secondo me sono più importanti. Uno, c'è questo fenomeno appunto che qualcuno ha definito vetrinizzazione sociale, cioè tutta la nostra vita è in una vetrina, che è quella dei social, e quindi se condividiamo tutto quello che mangiamo, tutto quello che facciamo, quando andiamo ai concerti, la canzone preferita, è chiaro che i figli sono la cosa più bella che possa capitare a un genitore e quindi condivide anche quello che lui ritiene bello. Un secondo motivo, si è visto, è quello dell'insicurezza del genitore che magari a fronte di una propria diciamo, insicurezza usa i figli per farsi vedere magari più bravo, più bello e tutto quanto. Un terzo motivo è quello di condividere le informazioni con le persone lontane senza dover poi mandare dei messaggi specifici, allora condividendo con tutti. È chiaro che questo però, Leandro, capisci, può portare delle conseguenze. A parte il rischio di essere denunciati dai figli una volta diventati maggiorenni, credo che in Francia accada questo, proprio per la violazione della privacy. Ma quali sono i rischi, più seri, quelli provocati un po' da questa ipercondivisione, proprio così, incontrollabile da parte dei genitori? Ma guarda Leandro, io non vorrei spaventare il pubblico a casa, però purtroppo devo dare No, un dato tranquillo, tranquillo. inquietante. Allora, il 50% delle foto trovate nei database dei pedofili gliele diamo noi, cioè sono informazioni, sono delle foto, sono dei video che trovano tranquillamente online. Quindi già questo credo che sia abbastanza inquietante. Però non è solo questo il motivo e non è così, è sempre così pesante, così grave. Stiamo Oh, parlando certo. comunque di conseguenze legate alla privacy, per esempio, comunque condividere tutte queste informazioni di una persona non è il massimo, soprattutto ai tempi del web e dei social, dove le informazioni poi una volta pubblicate sono
sono, circolano incontrollate e ne perdi completamente il controllo. C'è anche una questione, secondo me, che va oltre, che è una questione di sicurezza. Se tu stai condividendo troppe informazioni sul tuo bambino, dicendo dove va a scuola, dove va in piscina, dove va a calcio e pallavolo, è un malintenzionato ha una serie di informazioni che secondo me sono un po' inquietanti, ma non è molto diverso da quelli che vanno in giro con la macchina e sul lunotto posteriore hanno le immaginette di tutta la famiglia con i nomi dell'uno e dell'altro, perché anche quello può essere un po' accomunato. Però secondo me ci sono anche altri rischi legati per esempio al furto d'identità. Tutte queste informazioni su una persona possono portare qualcuno a appunto rubargli l'identità. E poi direi che ci mettiamo anche un altro tema, che è quello del cyberbullismo, nel senso che i genitori stanno mettendo in rete delle informazioni che in futuro potrebbero essere utilizzate dai bulli, che appunto in qualche modo stanno usando queste informazioni per attaccarti. Poi ci sono ovviamente anche altre cose meno gravi, tipo l'imbarazzo dei ragazzi, perché si calcola sostanzialmente che l'83% delle mamme che ha condiviso informazioni sui figli non gliel'ha chiesto. È chiaro che se è un neonato non glielo puoi chiedere. Il problema è che stiamo parlando di un fenomeno che riguarda anche preadolescenti e adolescenti. Beh, noi non abbiamo il diritto, essendo anche i loro genitori, essendo maggiorenni, non abbiamo il diritto comunque di utilizzare i nostri bambini anche come specchio del nostro narcisismo. Gianluigi, allora, dacci una serie di suggerimenti per condividere in sicurezza, perché poi alla fine siamo esseri umani e ci piace ogni tanto condividere qualcosa dei nostri figli. Allora, grazie Leandro per la domanda. Chi meglio di noi genitori capisce che c'è quell'impulso irrefrenabile appunto per la condivisione della foto bellissima fatta ai bambini. Io direi che comunque la prima regola è quella di dire buon senso. Allora, ci sono delle informazioni che proprio secondo me non dovrebbero essere divulgate, ci sono delle immagini che non dovrebbero essere pubblicate. Allora, ci sono immagini imbarazzanti, il bagnetto, oppure durante altre situazioni un po' delicate, oppure quando un bambino si fa male, quando appunto lo stiamo rimproverando per qualcosa. Sono tutte cose che secondo me devono rimanere all'interno della famiglia. Ma se proprio noi vogliamo condividere, usiamo degli strumenti adatti, quindi per esempio Facebook può andare bene, a patto però che blindiamo un po' la privacy, quindi dobbiamo essere in grado di andare dentro le impostazioni di privacy, e quando siamo dentro le impostazioni di privacy dobbiamo capire che condividere le immagini solo con la cerchia di amici non va bene, anche perché gli amici ormai, diciamo, sono troppi all'interno di Facebook, quindi dovremmo stabilire delle cerchie un po' più ristrette per la condivisione delle informazioni. Un'altra cosa che possiamo fare, per esempio, se non abbiamo avuto l'accortezza di fotografare i nostri figli senza riprendere per esempio il volto, voglio dire, quindi in informazioni private, personali, dati sensibili e dati personali, allora esistono degli strumenti online, per esempio FacePixeler, che è praticamente uno strumento gratuito che ci permette di oscurare il volto, di pixelarlo, cioè fare in modo che non si riconosca solo il volto del bambino. In ogni caso, ripeto, secondo me l'indicazione è quella di dire: laddove c'è il dubbio che queste immagini possano in qualche modo finire in mano a qualcuno che non dovrebbe averle, perché noi non abbiamo la più pallida idea di che cosa ne farà chi sta dall'altra parte e chi riceve il messaggio, allora l'indicazione è quella: non dobbiamo assolutamente condividere. Beh, senti Gianluigi, intanto ti ringrazio perché nel momento in cui parlavi del bagnetto, insomma, mi hai portato alla mente momenti meravigliosi dei tempi che furono. Questo è anche il bello della televisione. Senti Gianluigi, il tempo è finito, io ti ringrazio tantissimo per quello che ci hai raccontato. Anche qui un invito alla prossima trasmissione, di cui entreremo un po' più in... ci addentreremo un pochino di più su alcune tematiche. Io ti ringrazio e soprattutto ti saluto. Ciao Gianluigi. Ciao a te Leandro, ciao a tutti gli ascoltatori di Rete 55. Bene, allora abbiamo compreso che il web non è il luogo giusto per dichiarare l'orgoglio dei nostri figli. Quella di tenere le foto incorniciate sulla scrivania di lavoro o come sfondo del PC rimane la soluzione più sensata. Oppure, come si usava una volta, possiamo tenere una foto del nostro portafoglio, come così staremo più attenti nel non perderlo. Arrivederci alla prossima puntata di Vivere Bene.